È una sfida importante, una sfida che finalmente viene a termine. Siamo partiti oltre un decennio fa facendo una proposta proprio alla Comunità Europea, nella quale si chiedeva di inserire nel libro verde della Comunità una dicitura proprio per difendere quelli che sono i prodotti immateriali e realizzare, non solo alimentari, e realizzare quindi un marchio IGP. È un marchio che andrà a tutela di quello che è il prodotto ceramico vetrese, una tutela del territorio che da tanti anni viene richiesta, soprattutto dai ceramisti, i quali hanno visto negli anni purtroppo una, diciamo, diminuzione di quella che è la manodopera, ma anche di quelle che erano le fabbriche esistenti sul territorio vetrese, proprio perché c'è stato anche uno spostamento di quelle che erano le produzioni nei paesi limitrofi. Realizzando l'IGP sarà un marchio che sarà dato soltanto a livello territoriale e garantirà quindi chi apre a Viti o chi è attualmente lavoratore in un laboratorio o fa impresa sul territorio vetrese, avrà una difesa ulteriore, ma soprattutto una promozione di quello che è un marchio per quanto riguarda l'export. L'export che è importante, soprattutto nei paesi americani e negli Stati Uniti, che hanno avuto anche lì una diminuzione negli anni.